Rodrigo Di Lauro, imprenditore pluripremiato, oggi ti racconterò come gestire, far sopravvivere, andare avanti la tua azienda anche nei periodi difficili ed evitare l'inequivocabile fallimento che purtroppo sta colpendo tantissime aziende, non soltanto nel mercato in lingua italiana. Di recente la notizia, purtroppo, che veramente mi dispiace molto, della Velvet Media, che pare che stia andando, diciamo, verso purtroppo un epilogo non felice, e ne parliamo dopo la sigla. È tra i massimi esperti in Europa sulla vendita B2B e fra i consulenti segreti di CEO e manager di banche multinazionali. Viene chiamato dai suoi clienti lobbista delle corporate per la sua capacità di chiudere negoziati impossibili. Nel 2013 ha importato dagli Stati Uniti i corsi online in Italia, formando oltre 650.000 persone e diventando punto di riferimento per migliaia di giovani imprenditori. Quando si parla di vendita B2B e di imprese di successo, hai a che fare con Rodrigo Di Lauro. Ed eccoci qui. Allora, ragazzi, purtroppo ho appreso dai media che c'è, diciamo, questa nota agenzia di marketing che si chiama Velvet Media, con cui mi ricordo in realtà una volta ho avuto anche delle trattative commerciali per una mia vecchia azienda, poi diciamo non è andata più in porto. E diciamo, questa, proprio l'altro giorno avevo fatto questo video dove parlavo delle problematiche legate alle ferie limitate, lo smart working, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente quello che adesso ti racconterò, prenderò come esempio, è quello che apprendo dai media. Non conosco le loro fonti interne, quindi mi limiterò a darti degli spunti, dei consigli sulla base di quelle che sono comunque di quello che è il contesto che è stato presentato pubblicamente, che comunque può essere assolutamente preso in esame. Allora, questa società qualche anno fa, magari mettetemi in evidenza l'articolo della Repubblica, aveva iniziato a fare una importante campagna stampa digital PR di comunicazione, dove mettevano in evidenza, per l'appunto, la possibilità di, come si dice, la possibilità di aver compromesso, cioè diciamo di aver trovato un compromesso a livello di gestione del personale e quant'altro, e dato ferie limitate e attività di questo tipo, in modo tale da, mi ricordo il titolo della Repubblica, diceva proprio: non sto comprando il tempo, sto comprando la creatività delle persone. Allora, ragazzi, qui dobbiamo fare un discorso, premettendo che c'è un altro video dove parlo delle ferie limitate, a cui ti rimando, magari Giulio, rimettimelo qui in evidenza, così hanno anche un riferimento. Allora, ragazzi, qual è il problema? Il problema è che questa tipologia di attività inevitabilmente va fatta in un certo modo, ovvero io mi reputo esperto nella gestione dei media, nella gestione della stampa, sia perché, puoi immaginare, mi chiamano il lobbista delle corporate, e il discorso dell'impatto mediatico, della comunicazione mediatica è uno dei temi, anche se vogliamo, principali che affronto con i miei clienti, che sono, diciamo, di livello corporate, banche e quant'altro, dove se esce uno scandalo, se esce una notizia, sono problemi e vanno gestiti, ok? Spesso ci si ritrova ad avere, cioè si ritrovano anche ad avere, magari, sai, ovviamente non posso dare dettagli di nessun tipo su questa tipologia di attività, però magari si ritrovano ad avere un collaboratore, un dipendente che li ricatta, anche se non è vera questa cosa, e quindi si ritrovano a dover magari pagare, silenziare, mutolire per sempre, piuttosto che dar voce alla stampa a un possibile scandalo, perché soprattutto le aziende che sono quotate hanno delle ripercussioni su questa tipologia di cose. Quindi vabbè, adesso senza entrare nel discorso lobbismo, che non è un qualcosa di cui solitamente parlo pubblicamente, perché ovviamente quel tipo di clienti godono di un trusted advisor che sono io, quindi comunque massima privacy sotto questo punto di vista. Non vedrete mai pubblicamente i nomi di questi clienti, perché ovviamente per quello che pagano e per quello che è l'impatto che danno nel mondo, nella società, non si possono, diciamo, andare a rivelare. Tornando in un contesto, diciamo, che è più vicino al vostro, e quindi magari che vi può essere anche maggiormente di spunto da un punto di vista didattico / cosa fare per fare soldi oggi per domani, fare una comunicazione di questo tipo, dove io vado a fare degli investimenti a livello di ufficio stampa, ok, per promuovere il fatto che nella mia azienda ci sono le ferie limitate in Italia per attrarre i creativi, è un problema. Nel senso, io
ho gestito anche tante di queste tipologie di persone. Qual è la problematica? La problematica è che fare questa tipologia di attività inevitabilmente ti attira persone che sono, come posso dire, sono persone che non hanno un tipo di formazione tale per cui capiscono che l'azienda è, diciamo, una struttura organizzata, finalizzata a creare dei prodotti e servizi che risolvono un problema specifico, un mercato specifico, e venire monetizzati da questa tipologia di attività. Inevitabilmente, ragazzi, cioè, parliamoci ora, non voglio ragionare per stereotipi, però nella maggior parte dei casi, ragazzi, creativi sono persone che hanno il loro personale gusto da un punto di vista creativo, sanno fare delle cose e fanno quelle senza capire che c'è un inizio, c'è una fine, che sono parte di un processo atto a monetizzare un mercato specifico e cose di questo tipo. Ragazzi, le aziende sono create per far fare soldi agli imprenditori, ok? Quindi giustamente, se voi assumete persone che questa cosa non la sanno, o peggio ancora non gliela spiegate, e vi ritrovate ad avere assunto e pagare delle persone che vi creano dei problemi piuttosto che risolverveli. Perché? Perché se la vostra azienda fa 10 milioni e l'anno prossimo ne fa 15, queste persone, senza aver apportato nulla in più rispetto a quello per il quale sono pagate, pretenderanno che, visto che l'azienda è cresciuta, allora chiederanno più soldi. È così, ragazzi, immaginatevi questa cosa succede nella grande azienda, nella piccola azienda, come nella pizzeria, cioè immaginatevi, cioè, la scena, cioè, se ci sono amici che hanno una pizzeria, cioè, immaginatevi una scena, cioè, in cui magari il ristorante guadagna sempre la stessa cifra, il cameriere viene pagato per quello che viene pagato, poi il giorno che magari ci sono più clienti, allora si dà le 50 euro di più perché si è incassato di più. Cioè, c'è questo, diciamo, sorta di legame morboso, ok? Che, attenzione ragazzi, non vi sto dicendo di non dare bonus. Cioè, io ho riempito le buste paga dei miei commerciali di bonus per anni e anni e anni, quindi welfare aziendale, cose così. Quindi, cioè, io sono, se voi cercate, io sono la prima persona che ha iniziato a parlare di benessere dei dipendenti in Italia, se cercate questa cosa su Google. Quindi, e lo dico nei giornali, non lo dico io, attenzione, io non sono autoproclamato, cioè mi hanno proclamato gli altri. Che c'è una bella differenza tra questa cosa dove tutti si autoproclamano, i LinkedIn expert che si autoproclamano LinkedIn expert senza che LinkedIn sappia questa cosa, se ci pensate è assurdo. Comunque, tornando a noi, ragazzi, qual è il tema? Il tema è che voi non potete fare una campagna di digital PR focalizzata sul fatto che dove voi sostanzialmente state dicendo vieni a lavorare qui perché qui puoi fare il cazzo che ti pare. Perché voi che siete imprenditori, questa cosa la fate per farvi belli all'esterno. Io, ragazzi, questa cosa la capisco, cioè io quando ho dato 250 euro al mese ai miei dipendenti per fare la spesa, questa cosa è finita su Sky TG24, su TGcom, quindi io sono il primo a dire che questa cosa la dovete raccontare ai 420, ok? Ma non potete raccontare, cioè voi dovete capire anche che come viene letta questa cosa sulla base di quello che viene raccontato. Se voi fate una campagna di assunzioni, cioè, diciamo, focalizzata sul vieni a lavorare da noi perché da noi non esistono gli orari di lavoro, ragazzi, c'è, cioè, la gente, cioè, ragazzi, ma voi lo guardate Frank Gramuglia quanto seguito ha? Cioè, ragazzi, cioè, la gente non vuole fare un cazzo, cioè, le persone non vogliono fare un cazzo, cioè, le persone odiano la propria vita, quindi vogliono fare, cioè, tanto la maggior parte delle persone, ok? E attenzione, io non sono contro questa cosa, sono contro le persone che vorrebbero fare di più, ma, cioè, no, contro, mi danno fastidio le persone che vorrebbero fare di più ma non fanno niente. La maggior parte delle persone non supererà mai i 2000 euro al mese, 2000 dollari al mese di guadagno, ok? Quindi è normale che, ovviamente, avendo questo, diciamo, paletto, per loro tutto quello che è il massimo, in realtà anche 1500, però diciamo 2000 euro. Cioè, quindi quanto più alta la soglia verso i 2000 euro, quanto meno io riesco a fare. Cioè, quello ovviamente è l'equilibrio che cercano le persone. Ragazzi, ma stando su quel livello, lo posso capire. Lo posso capire perché anche io come imprenditore, no? Ovviamente si fanno delle riflessioni. Cioè, è normale che io vorrei fatturare più milioni possibili senza, cioè, facendo il minor sforzo possibile. Tant'è che poi si arriva a un certo punto... chi ha fatto qualche milione come me e lo sa, che arrivi, ragazzi, arrivi a un certo punto che tu dici ok, ma se io sto facendo 2-3 milioni all'anno e per farne 10
la rottura di palle ne vale la pena? No, in molti casi no. Quindi in realtà è più o meno la stessa cosa, ovviamente su livelli molto diversi, con la differenza è che io ne prendo consapevolezza, non vado a rompere il cazzo a qualcuno per... Ok, questo è un po' il punto. Cosa possiamo imparare da quello che purtroppo, ragazzi, a me mi dispiace quando un'azienda giovane digitale, che tra l'altro fa cose per i dipendenti, fa male, mi dispiace veramente tanto. E cosa possiamo imparare da questa disavventura? Possiamo imparare che innanzitutto... non bisogna fare delle scelte per moda, non bisogna fare, cioè, nel senso, per moda significa che ci sono molte aziende, e tra l'altro nel mio libro ne parlo, perché ne ho intervistati tantissimi di HR imprenditori che dicono proprio sì, no, ma noi lo smart working e le ferie limitate le abbiamo messo, uscitele una volta che sono usciti sulle testate giornalistiche, poi l'abbiamo tolto, cioè questa cosa già ve l'ho raccontata. Quindi in realtà questo è un tema interessante, perché vi fa capire poi dopo quanto siano manipolatori certi tipi di messaggi. Comunque, cosa possiamo imparare da quello che è successo a Velvet Media? Qui veramente, ragazzi, mi dispiace tanto. Io sono, come imprenditore, vi sono veramente vicino. Allora, prima cosa, non bisogna imbastire la propria comunicazione aziendale in modo errato e far percepire che nella nostra azienda non si viene a fare un cazzo. Quando noi facciamo selezione del si chiama selezione del personale, quindi avviene selezionando tra due o più persone. Come avviene questa selezione? Eliminando quelli che per noi non vanno bene. Chi devono essere i soggetti che vanno bene? Quelli che prendiamo in azienda e che ci possano far fare più soldi, o che possano partecipare alla produzione del fatturato in modo migliore. Ok, cioè, se voi dite, ragazzi, venite qua che non si lavora, vogliamo i creativi, cioè, ragazzi, non funziona così. Soprattutto poi queste persone andrebbero formate, gli andrebbe spiegato come funziona un'azienda, il ruolo che loro hanno nell'azienda. Ultimo elemento è che in Italia, questa cosa già l'ho detto in un altro video, non c'è il tema del lavoro a risultato. Ok, perché, ragazzi, una persona che è creativa, quindi ha un estro, immaginate definire un risultato una persona che è creativa, cioè non si fa, cioè è difficile. Perché? Perché poi dopo voi non sapete dare gli obiettivi, perché gli obiettivi che date voi non sono obiettivi, sono quello che pensate di riuscire a raggiungere. Se non lo raggiungete, abbassate l'obiettivo, ragazzi, cioè questo è come lavorano il 90% delle aziende. Io non ci posso fare niente. Anche a me è capitato il learning di avere un periodo di forte calo, vendevamo corsi online. Ragazzi, quando hanno chiuso le restrizioni nel 2021 è andata giù. Bisogna avere pelo sullo stomaco, prendere delle decisioni, per quanto possano essere forti, per far andare avanti l'azienda, prese, messe in cassa integrazione metà del personale. Perché? Perché se no l'azienda non andava avanti, nonostante lo smart working e tutto queste cose qua. Però, ragazzi, a un certo punto l'azienda deve andare avanti anche per permettere alle persone che stanno in cassa integrazione di ritornare ad avere un lavoro. Cioè, ci sono un attimino delle scelte da... Ci sono delle scelte... Io ad esempio, non mi vergogno ad ammetterlo, perché sono una persona con un grande cuore, grande umanità. Io in quel periodo mi ero ridotto praticamente a zero i miei compensi. Cioè, i miei compensi erano tipo minimo indispensabile che doveva essere dato a livello statale per pagare le addizionali regionali. Comunque mi usciva tipo il netto busta del compenso amministratore era tipo 60 euro, cioè una roba del genere. Perché? Perché l'obiettivo era far andare avanti l'azienda, l'obiettivo era pagare gli stipendi dipendenti, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente questa cosa, ragazzi, richiedono pelo sullo stomaco. Ok, quindi bisogna gestire le attività in questo modo. Ultima cosa, questa è una cosa che ho letto per quanto riguarda Velvet Media, poi non so che sia vera, che aveva preso dei clienti molto 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 grandi. Allora, questo è un messaggio soprattutto per chi di voi ha un business di agenzie di marketing e quant'altro. Io sono assolutamente pro prendere realtà di livello corporate, scusate un attimo. Devo bere il mio bellissimo caffè. Però dovete, cioè voi non sapete fare i contratti. Voi non sapete fare i contratti perché voi fate dei contratti che sono sbilanciati a favore del cliente pur di prendere quel cliente. C'è un tema di contrattualistica, tra l'altro ci dovrebbe essere un libro qui. Sì, quello là, Le vendite complesse, di cui io sono particolarmente esperto, dove parliamo proprio di questa cosa. Cioè, ragazzi, voi in molti casi dovete considerare che la vostra azienducola, quando prende il cliente grosso perché non avete organizzato bene la delivery e quant'altro,
cioè non è più un'agenzia ma diventa praticamente un reparto esterno di una corporate, perché non l'avete strutturata bene come cosa. Questa cosa qua, ragazzi, non va bene, perché poi decidono loro quando pagarvi, decidono loro quando dovete lavorare. E se hai mai lavorato a Milano in un business di agenzia, sai benissimo che quando chiama la corporate ed è sabato sera, tu ti devi mettere là e devi lavorare. E come fai a lavorare se hai detto, hai promesso ai tuoi dipendenti che hanno le ferie limitate o che decidono loro quando ci sono gli orari di lavoro? Questa cosa qua non funziona. Ultimo tema, ora non so se Velvet aveva pure questa sfortuna. Ultimo tema era invece legato agli insoluti, ragazzi. Gli insoluti sono un tema. Gli insoluti sono un tema. Cioè, nel senso che ci sono molte aziende che banalmente non pagano. Cioè, aziende che non pagano. Tant'è che, ad esempio, io di questa cosa ne feci proprio il mio ne feci, come si dice, proprio il mio punto di forza. Cioè, nel senso, sapevano che quando c'era Rodrigo Di Lauro il pagamento spesso arrivava ancora prima del contratto. Questa è una cosa importante, avere una nomina di ottimo pagatore è tutto. Io pagavo sempre prima, ok, e per questo mi consentiva di avere un'ottima gestione della cassa, perché pagando sempre prima ovviamente avevo un'ottima reputazione, le persone volevano lavorare con noi, eccetera eccetera eccetera. Quindi, ragazzi, questi sono alcuni consigli da tenere in considerazione. Mi sento di aggiungervene un altro, che, ragazzi, è quello dell'ego, perché nel momento in cui voi iniziate a uscire sui giornali c'è il tema dell'ego, cioè voi iniziate a montare la testa perché siete usciti sui giornali, vi fate i fighi, uscite, dite al tipo, alla tipa, guarda, sono uscito su Forbes, ok? E questa cosa qua non va bene. Scusate, mi vedete che mi tocco sempre il naso, me lo chiedete spesso nei video, perché quando vedete quando mi faccio la barba, poi dopo mi punge, e quindi questo, in realtà non ho nessun vizio strano, per fortuna. E quindi, ragazzi, fate molta attenzione all'ego. Ora, tra l'altro, c'è un'intervista molto bella che trovate linkata qui sotto nel video, dove parlo insieme a Giacomo, dove lui mi intervista e racconto proprio come sono diventato un imprenditore multimilionario, plurimilionario, in realtà, visto tutti i cazzo di milioni che abbiamo fatturato negli anni. È un'intervista molto bella, vattela a vedere, perché ci sono poi alcuni consigli, alcune cose che puoi prendere. E praticamente è come se fosse un corso di formazione gratuito di poco meno di un'ora, molto figo, molto bello. E vattelo a vedere, me lo sono rivisto due volte perché c'è veramente tanto tanto valore, puoi trarne tanto 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 spunto. Io sono Rodrigo Di Lauro, seguimi sui vari social, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, eccetera. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao.